Avanti. Signora, ecco l'amica di cui le ho parlato. Lei mi sta bene. Fortunatissima. Un po' di creanza, Jackie. Ah, mi scusi. Signorina, il nostro direttore, signor Edkins. Molto lieto, signorina. Piacere. Posi la valigia. Resti così, deve abituarsi a essere guardata. I nostri clienti pagano profumati quattrini anche per questo. Harry? È vero. Si giri. Sì, sì. Fisicamente ha tutti i requisiti, ma le occorrono degli abiti... Appariscenti. Già, appariscenti. Per essere più richiesta. E far consumare più whisky e più champagne. Hai avuto noia con la polizia? Mai. Harry? Mentisci. Beh. Niente prigione, insomma. Un'altra cosa. Sia ben chiaro che il nostro è un locale a modo. Gli uomini vengono qui unicamente per ballare e per bere. Niente altro. Sì. Bene, Jackie, la tua amica è assunta. Dalle un bel vestito e conducila in sala 5 minuti prima dell'apertura. Sì, signora. Tanto lei quanto le altre nuove devono essere messe a conoscenza del regolamento. Vieni, Mimi. La porta. Attenzione, prego. Avanti, Harry. Ci sono 4 nonna. Scordatene uno solo e passerete sotto le mie mani. Senti, senti, senti. E nessuna di voi si illuda di poter disobbedire a nostra insaputa. Dico, non penserà mica di sculacciarci. Ha obiezioni, signorina Manny? Chi? Io? No, perché? Nel caso che qualcuno abbia un'inclinazione per i gigolò, o pensi di procurarsi dei clienti, diciamo così, privati, o si ritenga in grado di frequentare persone di alto rango, sarà meglio che rinunci immediatamente. Noi non intendiamo fare di voi delle schiave, ma abbiamo il dovere di prendere alcune precauzioni. Regola prima, disciplina cieca e assoluta. Solo così eviterete di mettervi nei pasticci e di nuocere al nome del locale. Niente innamorati. Questo genere di legami provoca complicazioni e distrae dal lavoro. Terzo, restate lontane dalla spiaggia di Waikiki e da tutti gli alberghi di lusso. Donne come voi non sono bene accette nel gran mondo, avremmo dei fastidi e questo non deve assolutamente accadere. Quarto, proibiti i conti in banca. Richiamano troppo l'attenzione. L'attenzione degli agenti del fisco. Ecco il regolamento. Rispettatelo, fate il vostro lavoro e guadagnerete molto denaro. Il 30% su tutto ciò che farete consumare. Disobbedite e dovrete renderne conto al signor Edkins. E allora, Charlie, Richard, aprite. Coraggio, cara. Ti piomberanno addosso come cavallette. Parola d'ordine, consumare, consumare, consumare. Whisky e champagne. E voi tre sorridete, sorridete. Ricordate, il sorriso è denaro. Il sorriso è denaro. Donna, capelli platinati. Grazie. Le chiedo scusa. Che cosa desidera? Vedere la signorina Stover. Niente visite personali. Non è per una visita. Mi perdoni. Mimi non è libera ora. Sta intrattenendo alcuni clienti in un separé. Posso aspettare? Ci sono altre ragazze ad ogni modo. No, la ringrazio. Mimi non beve whisky, ma solo champagne. Mi piace lo champagne. Bene. Si accomodi pure a quel tavolo. Da basso! Da basso, tutto, presto! Non restate qui, è pericoloso! Sbrigatevi! Qui! Ci sta!
Tu mi conosci, Harry, sai come la penso. Gli affari innanzitutto. E Mammy Stover è un affare. Il più redditizio della mia vita. Una miniera. Insomma, Sua Maestà si ride di noi e io devo andarci di mezzo. Non posso rischiare grane con la polizia militare. Se proibiscono alla truppa di frequentare la farfalla, siamo fritti. Potrei allontanarmi per un po' di tempo, 2 o 3 mesi, finché l'incidente non sia dimenticato. Inutile. Mi dispiace, Harry, ma dobbiamo lasciarci. La tua liquidazione. Immagino che avrai tenuto conto anche dei servigi di carattere privato. Le tue valigie sono pronte. Molto bene, Berta. Dopotutto è meglio così. Non era piacevole vivere con una laida sudicia. Basta, diciamo. Non una parola di più, Harry. Vattene. Questa è una casa per bene. Mammy, vorrei parlarti un momento. E voi vestitevi. Non le darò la soddisfazione di cacciarmi, me ne vado. Cacciarti? E perché? Se hai sete, fa pure. No, grazie. Ah, questo non è anacquato. Non ne ho voglia. Io sì. Adesso che Harry non c'è più, tanti saluti alla distinzione. Per troppo tempo ho cercato di essere quella che non ero. Secondo me è solo questione di volontà. Anch'io lo pensavo. A forza di sentirmi dire da Harry che era una gran dama, avevo finito col crederci. Ma acqua passata. Dimostrerò a quel signore fino a che punto possa fare a meno di lui. Mammy? Come si dice, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. Da stasera la tua percentuale è del 40%. Grazie, ma fosse pure del 100% io me ne vado. Sono qui solo per prendere la mia roba. Seriamente? Serissimamente. Anch'io devo dimostrare qualche cosa a qualcuno. Chi è il predicatore? Come? Insomma, quello che vorrebbe rimetterti sulla retta via. Che importa il nome? Niente, hai ragione. Sono tutti tirati in serie. Io ti amo. Ah. Sii mia, soltanto mia. C'è più originalità nelle parole delle canzonette. E questo è male? Ma no. Figurati, cara. Solamente sai tu quanti e quanti di questi buffoncelli hanno una povera illusa che ancora li aspetta in un locale per uomini soli? Non è il caso mio, perché noi ci sposeremo alla fine della guerra. Forse anche prima. O forse mai. Oh, la faccia finita. Che ne può capire lei di queste cose? Ha mai conosciuto un uomo come Jimmy? Jimmy? Il mio si chiamava Filippo. Filippo, 1918, l'altra guerra. E come parlava bene. Era capace di rinchiudere il mondo intero in 3 parole, proprio così. Ma già, che ne so io di certe cose. Io, che continuavo ad aspettare senza capire, che ero stata buttata via. Jimmy è diverso. Anche Filippo era diverso. Ah, perché mi sto lamentando? Quella che l'ha sposata è ormai la moglie d'un vecchio. E vivrà in 2 camere e cucina senza bagno né riscaldamento. Io ho un patrimonio di gioielli. E diventerò sempre più ricca.
guerra, Mamie sarà una manna del cielo per noi. Con tutti i militari che pioveranno qui nell'isola. Vado a fare le valigie. Sta a sentire. Ti va il 45%? Disprezzare la fortuna porta male, ragazza mia. Ho giurato a Jimmy di andarmene di qui e me ne andrò questa sera stessa. Mi dispiace. Sì, pratica, aspetta. Ti procurerò un recapito in un quartiere signorile, nel caso ti scriva. Occhio non vede, cuore non duole. Che c'entra questo? Cerca di ragionare, Mamie. Supponiamo che il tuo Jimmy non sia sincero. Oppure che cambi idea, oppure facendo i debiti scongiuri che non torni indietro, può succedere, no? Che ne sarà di te? pensaci bene prima di decidere. Il 50%. Un'offerta molto generosa. Il 60%. Bene, il 60%. Ma che resti fra noi, mi raccomando, eh? Certo. Vuoi bere? Sì. Capitano, dica loro di sbrigarsi, c'è la guerra! Troppa bigiotteria, figliole, meno ostentazione. Nina, aggiusta. È lei la proprietaria? Ho questo onore. Capitano Sumac, della polizia militare, devo parlarle. Lusingatissima di fare la sua conoscenza. In che posso esserle utile? Ci risulta che qui si fanno pagare dei prezzi eccessivi. Eccessivi? Questa non è una taverna, Evi. Non sono venuto per discutere, ma per comunicarle che se avremo altri reclami, il suo locale verrà chiuso da autorità. Capitano, le giuro sul mio onore dico, che non ci saranno più reclami. Signorine, desidero che il colonnello... com'è il suo nome, Sumer? Sumac. Sumac. Eldon Sumac. E sono capitano. Ah, voglia perdonarmi. Desidero che il capitano si renda conto della classe del nostro locale. Sempre che il mio desiderio sia condiviso, si intende? Sì. Sì, credo di sì. Magnifico. Signorina, faccia gli onori di casa, la prego. Più sentimento, Mamie cara, più sentimento. Signora, la prego. Niente sentimento, signorina. Spieghi il suo fascino, invece. Bene, così. Provocante con un po' di languore. Ferma, ferma. Eccellente, eccellente. Ha finito? Sì, sì. Bisogna ordinare al più presto degli ingrandimenti di 1,30 m x 2. Sto pensando se non farei meglio ad aprire un locale per conto mio. No, oh, non bleffare, Mamie, te ne prego. Ti ci vorrebbe un capitale che non hai. Quando anche? Potrei facilmente trovare un finanziatore. Oh, questo sì. Ti andrebbe il 70%? Hai detto l'80%, vero? Ma sì, l'80%. Ah, beh, tu capisci a volo. Ci vediamo di sopra.